Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'elettore, inoltre, all'interno del seggio, dovrà attenersi a tutte le misure di sicurezza previste per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'elettore può votare solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul nome. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore della lista, ovvero della coalizione di liste ad esso collegato. Votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno anche sul simbolo di una lista. Votare solo per una lista. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto. L'elettore può esprimere, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia, una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta. In quest'ultimo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Tutte le informazioni sulle elezioni regionali e sulle altre consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre sono disponibili su interno.gov.it, regione.marche.it, rai.it e sulle pagine di Televideo.